Bentornati a tutti. Oggi andiamo a vedere il ciclo while in C. Allora, ho aperto CodeBlocks, creiamo un new project, console application, C. Scriviamo while, che in inglese vuol dire mentre. Main, ok, control, rotellina del mouse per zoomare, cancelliamo il print e incominciamo a scrivere. Allora, che deve fare il programma? Deve scrivere i primi 100 numeri, scrivere il commento, scrivere i primi 100 numeri. Allora, per fare questo, sempre dentro il main, andiamo a creare una nostra variabile int, la chiamiamo i. A questa i gli assegniamo il valore 0 e scriviamo il ciclo while. Qua la condizione dobbiamo scrivere i minore uguale a 100, mentre i deve essere minore uguale a 100 e segue il ciclo, parentesi, graffa e print. E qua dobbiamo scrivere, scusate, e scriviamo percentuale di l'intero, nuova linea, virgola i, quindi stampa i, punto e virgola, adesso gli dobbiamo dare la moltiplicazione, ora una somma da fare, quindi gli diamo i è uguale a i più 1. Ok, qui si vede meglio. Allora, gli abbiamo dato, abbiamo assegnato una variabile i col valore 0, mentre i è minore o uguale a 100, print deve stampare la i. Qua al primo ciclo la i vale 0, quindi stampa 0. Andando giù viene aggiunto un 1, quindi torna su. E aggiunge un 1, quindi stampa 1, 2, 3, fino a stampare tutto nei 100 numeri. Allora, disabilitiamo l'antivirus. Proviamo a mandare in esecuzione. Ecco qua, come potete vedere, abbiamo stampato i primi 100 numeri. Possiamo aggiungere un altro print dopo il ciclo while, ci scriviamo fine del programma. Proviamo. Scusa, ho messo due punti a posto e punto e virgola. Allora, stampato i primi 100 numeri, fine del programma. I più 1, possiamo anche scrivere più i. Così facendo è la stessa cosa. Difatti, se noi mandiamo in esecuzione, abbiamo da 1 a 100, abbiamo stampato i numeri, fine del programma. Possiamo, proviamo con 1000, rimandiamo l'esecuzione e come vedete ha stampato fino a 1000. Ok, per il ciclo while è tutto, alla prossima!